Signori, buongiorno, ben ritrovati per un'altra ricetta. Oggi una ricettina di pasticceria e l'abbiamo pensata, o meglio, per due motivi. Il primo perché è una preparazione, appunto il banana bread, a cui sono molto molto legato, perché è uno dei miei snack preferiti del mattino o del spaccafame al pomeriggio. Dopodiché, allora, adesso vi racconto un piccolo aneddoto, dopodiché non vi annoio e passiamo subito alla preparazione. Anzi, vi dirò di più. Metto subito in forno a tostare la frutta secca che mi servirà dopo e finché si tosta vi racconto un paio di cose su questa preparazione, ma soprattutto su perché ve la voglio portare. Allora, io direi che andiamo subito a tostare nocciole e mandorle, ok? Quindi mi prendo due Black 20 che ormai insomma le avete già viste migliaia di volte, sono tra le teglie più versatili in assoluto, sono super comode, si lavano in fretta. Io personalmente da quando ho iniziato a usare queste o le H40, cioè quelle un po' più profonde, ho letteralmente buttato via tutte le altre perché resistono tantissimo, le lavi in un attimo, non sono particolarmente delicate sebbene siano coperte di materiale antiaderente. E in tutta onestà mi ci trovo molto bene. Allora, qui metto un po' di nocciole e delle mandorle stick che, come di consueto, andiamo a tostare prima di essere usate, perché lo vedremo poi, anche se l'impasto sarà unico, poi me le divido e andremo magari a personalizzare ogni banana bread con gusti diversi. Sul forno vado a spegnerlo perché l'ho tenuto caldo come faccio di solito. I miei multi time, trovo una tostatura, vado a dare l'avvio, il forno è già caldo, mi dice pure di partire, quindi apro il forno, in forno le stick di mandorla e appunto le nocciole intere, in questo modo, chiudo e qui vado ad inserire il tempo per le mandorle ed il tempo per la nocciola. Bene, adesso torniamo a noi. Allora, vi dicevano che vi porto questo dolce, perché di dolce si tratta, per due motivi. Il primo perché ne sono molto molto legato, nel senso che è uno dei miei preferiti per lo snack del mattino o del pomeriggio. È possibile farlo molto salutare, ok? Quindi magari con l'aggiunta di proteine, abbassando gli zuccheri, eccetera, eccetera. Noi invece oggi lo portiamo la ricetta originale. Ma poi vi racconto un'altra cosa. Allora, io, come sicuramente avete conosciuto perché ci seguono anche Riccardo, Giacomo, conoscerete Claudio, insomma, come tutto il team dei corporate chef di Unox, viaggiamo molto, no? Tranne questi periodi storici un po' particolari, ma però per il resto viaggiamo molto durante l'anno. Soprattutto in paesi anglosassoni, no? Voi l'Inghilterra, ma spostandoci un po' in là, Stati Uniti e andiamo fino all'Australia, ci capitano di fare le colazioni un po' meno italiane, ma più continentali, quindi no, anche un po' di salato, eccetera, eccetera. E ci accorgiamo che nei locali che servono, allora, innanzitutto non sempre troviamo gli alberghi con la colazione. Molte volte troviamo l'albergo o i cosiddetti service apartment, che offrono quindi solo il servizio di pernotto, e poi la colazione te la fai al bar, te la fai alla food court del centro commerciale, eccetera, eccetera. E ci capita spesso di andare in giro e trovare dei bar, dei coffee shop, piuttosto insomma dei ristoranti anche. Se andate in America è molto facile che troviate dei ristoranti che offrono la classica complete breakfast, dove offrono un vero e proprio menù, e cioè non si limitano al cappuccio, macchiatone, caffè macchiato, caffè corretto, ristretto, bla 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 bla, e la brioche, ma trovi, no, dei piatti. Allora, chi piace il salato è un conto e facciamo finta, no, che andiamo con la colazione dolce. Però immaginatevi, anche qui in Italia, quanto è difficile trovare un bar che al mattino vi faccia la classica colazione con, non so, della granola, piuttosto con del muesli, piuttosto che con lo yogurt fresco, i frutti rossi, le bacche di goji. Cioè, io personalmente, per carità, abito anche in un paesino piccolino in provincia di Padova, però neanche a Padova centro trovo tanti posti che mi offrono una colazione un po' diversificata rispetto alla classica cappuccio e brioche. Quindi il mio invito è quello, no, soprattutto in un momento storico particolare, delicato, che vede l'offerta dei ristoranti e attività simili
dover trovare quel vantaggio competitivo, vi portiamo un'idea di preparazione che potrebbe essere fatta perfetta o perfettamente per chi ha magari, non so, un bar piuttosto che un bed and breakfast, piuttosto che un qualsiasi altro esercizio, ma che vuole offrire una delle tante preparazioni leggermente diversificata dal classico brioche e cappuccino. Quindi immaginatevi un bel banana bread tostato, buono, con la... Adesso noi oggi lo facciamo con, diciamo così, delle aggiunte un po' di fortuna che abbiamo trovato, come avete visto la nocciola, la mandorla, sono cose abbastanza, diciamo così, neutre. Però immaginatevi di fare la versione con la noce di pecan, piuttosto che magari l'anacardo, la noce brasiliana, insomma cercate, no, di personalizzare un pochettino. Ora vedete che il primo timer delle mandorle è pronto, quindi non faccio altro che andare a sfornare la mandorla. Vedete, ha raggiunto un bel colore leggermente tostato, ok? Quindi non dobbiamo dare una brunitura troppo eccessiva, ma il profumo già inizia ad essere interessante. Attorno alla mandorla inizia ad esserci un po' di questo olio, no? Della mandorla stessa, che inizia a fuoriuscire. E questo sono le nostre prime lamelle, o meglio stick di mandorla tostata, che andranno in uno dei tre banana bread che faremo. Quindi probabilmente faremo, che ne so, mandorle e cioccolato bianco su una, nocciola e gocce di cioccolato normale fondente su un altro, e l'altra magari facciamo, non so, miele e caffè, possiamo fare quello che ci... o anche neutro semplicemente, poi vediamo, no? Bene, allora, intanto mettiamo a raffreddare lo stick di mandorla, tra 30 secondi saranno pronte anche le nocciole intere tostate. Bene, allora, che cosa vi serve? Io direi che, ovviamente come al solito, no, poi vi do le ricette, le trovate comunque scritte qui sotto e all'indirizzo cooking.support@lunch.com, sapete che ci siamo sempre a darvi le informazioni, ricette, eccetera, eccetera. Qui per praticità non ve le do perché non vi annoio. Allora abbiamo banane, scegliete magari la banana un po' più matura, se offrite macedonie fresche usate le banane che magari vi sono rimaste un po' in frigo prima che diventino nere, eccetera eccetera, perché serve una banana, diciamo così, più matura, no? che diventi una purea in maniera più veloce. Togliamo anche le nocciole, anche queste belle tostate. Non eccedete nella tostatura, quindi una tostatura leggera che aiuta a sprigionare i profumi, ve le aiuta anche ad essere pelate se c'è ancora qualche nocciola da pelare, però direi non più di così, ok? Bene, allora, vi dicevo, usiamo delle banane, usiamo poi farina, zucchero di canna, mescoleremo farina, zucchero di canna e lievito, ok? In una boule. Nell'altra facciamo uova, facciamo yogurt, e burro sciolto e appunto la purea di banane. Passiamo la purea di banane, se non lo vedete lì o lo vedete molto poco, ho un cutter, quindi mettiamo le banane già spezzettate dentro il cutter e faremo una purea. Dopodiché purea di banane, yogurt, burro, uova, mescoliamo bene e poi mettiamo la parte secca, quindi zucchero, farina e lievito setacciato dentro sulla parte, diciamo così, più liquida. Fatto quello, poi andremo sugli stampi da pane in cassetta, ok? Bene, allora io direi che adesso mi faccio un po' di ordine sul tavolo, ci vediamo tra un secondo. Guardate cosa ho recuperato dall'agendina del buon Riccardo, che lui ha vissuto tanto in Australia, quindi mi ha portato la ricetta proprio originale, ho modificato un po' gli ingredienti, così ce l'abbiamo proprio fresca fresca di suo pugno. Allora, così vi do anche già le grammature, anche se prima ho detto che non vi annoiavo, ma siccome questa è una ricetta quasi introvabile, ve la do. Allora, partiamo subito con la pelatura delle banane, che ne servono 1400 grammi, quindi 1,4 kg di banane, ok? In realtà posso fare tranquillamente a mano, senza spellucchini, senza niente, talmente facile da pelare. Allora,
saranno più o meno, guardate, una banana fa 150 grammi più o meno, poi ovviamente dipende, no? Però saranno circa 8-9 banane di queste dimensioni, ovviamente. Quindi questa è la terza. Intanto faccio un po' di pulizia qui. Siamo a 7,80. Con questa andiamo a 1,100 più o meno, forse qualcosina scarsi. 1,82 kg. Chilo e due, e con questa praticamente arriviamo, forse vediamo se ne abbiamo una piccolina, andare proprio perfetti a 1,4. Infatti mancherebbero 50 grammi, ma le banane le ho finite, quindi facciamo finta che sia 1,4 kg, ok? Bene, poi queste banane, come vi dicevo prima, andiamo a lavorarle con il nostro cutter o cutter, dipende quanta pronuncia inglese volete utilizzare. Bene, allora svuotiamo qui le banane. Bene, diamo il massimo della velocità. Bene, abbiamo la nostra purea di banane. Adesso ve la faccio vedere, no? Eccola qua. Ok? Questa è la nostra purea di banana. Non abbiamo aggiunto niente, eh? Non c'è acqua, non c'è latte, niente. Pura banana 100%. Un chilo, quasi 1,4 kg di purea di banane. Bene, allora, questa abbiamo detto che l'andiamo a mettere in una vasca. Io userò una vasca abbastanza capiente, perché se uso una bowl più piccola poi esageriamo. Allora, dentro qua, come ho detto prima, ci metteremo le uova intere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uova, ok? Più o meno, poi insomma, vi dico il peso così prendo proprio i dati di Riccardo. Di uova sono, vabbè, anche qua ci do 12, quindi le ho contate, quelle sono. 12 uova, noi usiamo una misura large, quindi uova grandi, ok? E anche lì è abbastanza ininfluente usare un pasta gialla piuttosto che nel normale. Noi usiamo le pasta gialla perché le abbiamo in casa, ma poco cambia. Bene, rompete un po' le uova in maniera grossolana, vediamo se riesco a mettermi un po' meglio al centro, così vedete un pochettino meglio. Bene, adesso dentro qui andiamo con il burro sciolto, e adesso vi dico. Il burro sciolto, stiamo parlando di 600 grammi. Bene. Dopo del burro andiamo con la purea di banana. Mescoliamo bene il tutto e per ultimo ci aggiungiamo lo yogurt.
mi è piaciuto uno yogurt magro, ok? Bianco. No, avete visto che è successo? Adesso chi è che la recupera più? Ok. La recuperiamo. Questa è tra le cose che io odio di più in assoluto, proprio al mondo. Non c'è niente che io odio di più. Come quando ti cadono i mestoli o i cucchiai, è una cosa che proprio che odio, porterete pazienza. Allora. Bene. Ci siamo. Diamo una bella mescolata. Molto molto bene. Adesso vediamo se riusciamo a far cadere anche questo. A parte. Farina. 1650 grammi. Ok. Quindi 1,650 kg di farina. Noi usiamo una farina normale 00 abbastanza debole, ok? Quindi usiamo una farina frolla, non abbiamo bisogno di particolare elasticità, ok? Come non so, nella pasta sfoglia usiamo una farina frolla, ok? Bene. Dentro qui ci mettiamo lo zucchero. Diamo una mescolata veloce. E ultimo ma non ultimo, andiamo con, anzi fatemi vedere se per caso qui dovesse passare anche lo zucchero. No, poi immaginavo lo zucchero passa ma a fatica. Quindi facciamo così, passiamo il lievito. Qualche sassolino lo spacchiamo là. Bene. E andiamo magari con una frusta larga, così facciamo più in fretta. Potreste farlo anche con una planetaria, questo lavoro qui, nel senso che vi prendete una planetaria abbastanza capiente e ci mettete dentro o una frusta o meglio ancora la spatola o la foglia, chiamatela come volete, e tanto non deve montare ma deve essere solo mescolata, ok? Bene, adesso pian pianino dobbiamo aggiungere questa parte secca all'interno della banana, uova, burro e yogurt, ok? Quindi andiamo con un mestolino e cercate di aggiungere un poco per volta e di tenere mescolato. A mano ovviamente che aggiungerete la parte secca, e il tutto si indurirà, quindi o avete un po' di mano oppure fate due pause, non lo so. All'inizio soprattutto cercate magari, no, di, sarebbe meglio farlo con un setaccio, cercate di farla con un che come sto facendo io, però magari di aprirla un po' e di aggiungerla pian pianino tenendo mescolato. Se non usate un contenitore con la base tonda, quindi base come questa, la base quadrata, fate attenzione ai quattro spigoli, no? I quattro angoli del contenitore, che non ci sia parte solida che non sia ben mescolata con il resto del composto. Bene, aggiungiamo un altro po'. Poi vi anticipo già adesso che questo dolce, essendo diciamo così con una altissima percentuale di banana all'interno, e non potrebbe essere altrimenti visto che si chiama banana bread, ha tempi di cottura molto lunghi, ok? Nel senso che stiamo parlando di un dolce che
Per farvi un conto totale, qui si parliamo già di 3 kg, 4 kg, stiamo parlando circa di 5 kg di composto totale, ok? Alla fine lo dividiamo in, non so quanti stampi, boh, poi vediamo, più o meno arriveranno fuori un 6 stampi, ok? Circa, poi dipende, ve li faccio anche vedere, ok? Parliamo di stampi del genere, ci sta circa 750-800 grammi all'uno, ok? Quindi... anche lì poi vedete voi quanto grande farle. Se fare molto carine vengono anche le monoporzioni tipo plum cake, no? Con i piccoli banana bread da servire uno per cliente. Vedete un po' voi come finirli, però sappiate che cucina in circa 50 minuti, ok? Perché? Perché comunque è un dolce che non ha l'albume dell'uovo montato, che quindi fa volume ma c'è tanta aria e quindi rimane soffice. Questo è un dolce bello pieno. Tanto che poi, diciamo così, la maniera più naturale di essere servito qual è? Quella di essere cotto intero, raffreddato e poi affettato e tostato di fresco, no? Prima del servizio con del burro piuttosto che con il burro, sostanzialmente poi servito con della panna montata e frutti rossi, eccetera, eccetera. A me piace anche solo caldo, senza il burro, però la tradizione vorrebbe, no? La tostatura con il burro. Se andate se vi è capitato di andare da quella famosa catena, no, di caffè con la stella e lo trovate, e se non lo volete tostato con il burro dovete esplicitamente richiederlo, altrimenti il loro servizio standard è proprio con il burro, tostato con il burro. Bene. Penultimo shot di parte secca e adesso andiamo ad aggiungere l'ultima parte. Molto bene. Aggiungiamo l'ultima parte. Molto bene. Adesso via la frusta e mi aiuto con un lecapiatti o con una marisa, chiamatela come volete, per andare ad assicurarmi che tutte le parti del composto siano ben mescolate, che non ci siano gli angoli, no, come vi dicevo prima, che ancora la farina e lo zucchero da mescolarsi bene al banana bread, e direi che ci siamo. Bene, adesso ci dividiamo in tre bowl, perché divideremo l'impasto qui in tre, dopodiché faremo un paio di stampi di ognuna. Allora, facciamo una cosa, bella della diretta, via! Mi misuro la tara di questa qui. Vediamo quant'è il peso totale, sono 6 kg spaccati, 5,9,55, quindi facciamo 2 kg, 2 kg, 2 kg, ok? Bene.
Allora, uno, due, e questa la mettiamo sul primo che era rimasto un po' scarso. Perfetto. Anzi, lasciatemi pulire meglio qua che non voglio fare scarto alcuno. Se no poi mi tirate giustamente le orecchie, che non è periodo da fare scarti. Bene, allora adesso un po' di pulizia veloce, mi ha fatto qualche mezzo disastro, bene, anche se insomma anche possiamo un po' certo di avere fatto pulizia, perché pulizia è di una roba diversa, ma intanto è già più presentabile di prima. Bene, allora abbiamo i nostri tre impasti. Uno, due e tre. Recuperiamo le nocciole, recuperiamo le mandorle, come ho fatto prima, abbiamo detto allora, su una ci mettiamo nocciola tostata intera, così come sono... Sono a vuoto adesso, no? Come se fossero vuote dentro. Vuol dire che tutta l'acqua è evaporata bene. Poi mettiamo nocciola e via. Gocce di cioccolato. L'altra mettiamo mandorle. Vediamo se riesco a fare un lavoro un po' più ordinato. Stick di mandorla. Tanto chiedo alla regia se mi possono allungare dello zucchero di canna. Perfetto. E gocce di cioccolato bianco sulla mandorla. Perfetto. Poi nel terzo ci metto uno shot di caffè. Ok? Allora, andiamo a mescolare bene. Questo qua è ottimo, servito caldino con una pallina di gelato come snack al pomeriggio, viene veramente una bomba. O perché no, se trovate un buon modo, no, di impiattarlo, lo fate, che ne so, banana con uno zesto d'arancia candito. Potete servirlo anche come dolce, come dessert da piatto in un ristorante, perché no? Cioè, poi come al solito, no? Sono le trovate quelle più particolari, non voglio usare la parola strana, ma quelle più particolari a fare una più bella figura. Sicuramente è un dolce molto molto versatile, ripeto, che tradizionalmente si usa per le colazioni o per lo snack, ma perché no? Proviamo a introdurlo anche nel mondo, no? Del dolce al piatto. Facciamo la stessa cosa qui con cioccolato bianco e stick di mandorla tostata. Perfetto. E ultimo ma non ultimo, gocce di cioccolato e nocciola intera. Perfetto. Molto molto bene. Fatto questo, ci prepariamo
con gli stampi, ok? Anzi, facciamo un po' di spazio così ve le faccio vedere una alla volta, sennò mi sembra veramente di lavorare come uno scappato di casa. Allora, partiamo con il primo. Ovviamente gli stampi sono stati imburrati e infarinati, non ve l'ho detto, ma insomma immagino che sia logico, no? Ok, allora, se fossi stato proprio un professionista fino alla fine, avrei dovuto mettere questi due stampi su una bilancia, no? E avere la certezza che fossero identici. Facciamo finta che l'abbia fatto e va bene uguale. Allora, questi sono i primi due, poi andiamo ad infornare, ci prepariamo nel frattempo gli altri. Bene. Bene. E gli ultimi due con il banana bread al caffè. Anzi, lo tengo in parte e poi facciamo, vediamo. Vorrei farne dei piccolini per le mie prove, dai. Vabbè, siccome erano un po' di più delle altre, no? Lo facciamo uguale. Perché questo qua, ovviamente, essendo che ha l'aggiunta soltanto, no, del caffè, alla fine voglio lasciarlo un po' più basso, ok? E vorrei fare delle prove in monoporzione, così magari la prossima volta vi porto un dolce, sempre da dessert, a base banana bread, ma ci faccio delle piccole modifiche, ma lo tengo qui da parte. Non vi posso svelare ancora niente. Allora, adesso possiamo mettere tutto in teglia. Uno, qui utilizzo una teglia che per carità è microforata, perché sono le teglie che usiamo noi di solito per cucinare. Ovvio che da forata a non forata cambia praticamente nulla, perché il dolce è su uno stampo e lo stampo non è forato, quindi usare una teglia in alluminio forata o usare una teglia normale in questa cottura cambia praticamente niente, ok? Bene, allora io direi che andiamo sul forno e ovviamente andiamo a impostare la nostra... useremo il forno 10 teglie, ok? Così insomma, riusciamo ad offrirvi un'inquadratura leggermente migliore, potete vedere tutto quanto.
e andiamo a salvare, o meglio a vedere, vado a stoppare il forno, andiamo a vedere il programma. Quindi banana bread, andiamo a vederlo, visualizza modifica, 20 minuti a 165 gradi senza umidità, senza estrazione, con la velocità un po' ridotta, ok, perché vogliamo farlo crescere delicatamente, e poi un'altra mezz'ora a 155, quindi un po' giù in temperatura, con il 50% di estrazione di umidità e la velocità a 4. Lanciamo il programma, il forno probabilmente mi dirà che è già pronto, manca veramente molto poco, insomma, mancano circa 45 secondi. Non mi resta altro che infornare. Appena avremo infornato, voi non lo vedete, ma io aspetterò 50 minuti, intanto mi organizzo con un po' di frutti rossi perché cercheremo un po' di impiattare qualcosa di carino. E se avete visto, io qua intanto mi sto tenendo anche calda, non che serva per così tanto tempo, ma ho già una Fakiro Grill dal lato liscio, perché andremo a usarla per tostare la o le fettine, poi vedo come impiattare, la o le fettine di banana bread, e prima di andare ad impiattare su una ceramica di tutto rispetto, eccetera, 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 eccetera. Quindi, cos'altro da raccontare? Beh, in realtà niente, l'impasto come ovviamente può essere messo, no, in stampi più piccolini, ovviamente qui stiamo parlando di un impasto di circa 800-900 grammi cada uno. Se lo fate più piccolo i tempi verranno ovviamente ridotti, ma ripeto, non aspettatevi che sia un dolce che cucina in 10 minuti, questo non è possibile, soprattutto se lavoriamo a temperature così, così basse. Bene, il forno è pronto, io andiamo ad infornare. Allora, andiamo con il primo, con il secondo. E con il terzo, anzi facciamo così, abbasso un po' questa qua, così diamo la stessa aria a tutti, ecco qua. Ecco, piccolo consiglio che vi voglio dare è, avete visto, io avevo 3 teglie soltanto e ho cucinato su 10 teglie, no? Esclusivamente per motivi di miglior visibilità, miglior visione, no? sul pannello. Quando lavorate con poche teglie su un forno unico, non concentratele tutte in alto, tutte al centro, tutte in basso. Cioè, cercate di infornare dando lo stesso spazio tra una teglia e l'altra. Perché? Perché ovviamente se lo spazio è lo stesso, l'aria anche che avvolgerà il prodotto sarà la stessa. Quindi vi aiuta ad avere una cottura molto più uniforme, perché il forno è uniforme di suo e ve l'abbiamo dimostrato in tutte le salse. Però ovviamente serve che anche noi, no, con la nostra esperienza, diamo un contributo, un aiuto al forno per cucinare in maniera uniforme. Quindi assenza di carta forno, prodotto uniformemente disposto sulla teglia e stesso spazio tra le teglie. Questa è una condizione perfetta per il forno per fare un buon lavoro. Allora, in realtà chiedo anche scusa alla regia ufficialmente, perché mi ero fatto passare dello zucchero, perché era mia intenzione cospargerlo un po' sopra. Poi, siccome sto anch'io in dieta, e ho detto, siccome sapete cos'è, che ce n'è già a sufficienza sopra, meglio non, cioè dentro l'impasto, meglio non metterlo anche sopra. E quindi, boh, in realtà me lo sono dimenticato. E quindi vabbè, no? Non serve. Bene, allora io direi che non serve, però, a fine cottura, se volete spennellare con uno sciroppo che sia più bello, più lucido, potete farlo, anzi poi lo faremo magari. Bene, allora io mi prendo una pausa di 50 minuti, per voi una pausa di 0 secondi, perché poi Davide fa le sue magie con il montaggio video, e ci vediamo dopo per lo sformo e ovviamente per l'impiattamento. Io tirerò fuori i banana bread, che ovviamente, saranno anche già raffreddati, perché sapete, no, che poi su un dolce del genere bisogna che sia raffreddato. Quindi nel video mi vedrete tirare fuori il banana bread, ma sarà un banana bread già raffreddato, ok? Quindi non vi voglio raccontare baggianate, ma capite che è un dolce che deve essere freddo prima di essere tagliato, ok? Shalom. Vi avevo promesso che non ve lo facevo vedere, ma siccome non ho filtri, vi lo faccio vedere lo stesso. Vedete che qui ha finito, ok? E adesso ancora incandescente,
le facciamo raffreddare. In realtà dentro avremo raggiunto temperature molto alte, siamo attorno ai 90 gradi, 95, tranquilli dentro, ok? Quindi adesso le prendiamo, le facciamo raffreddare su delle grigliette, dopodiché le proviamo a sfornare. Anzi, facciamo così. Se riesco, mi piacerebbe anche prenderle e toglierle già, così le facciamo raffreddare direttamente sulla griglietta che fa molto prima, ok? Poi finché sono qui vi ricordo di farci sapere nei commenti qui sotto, oppure via mail, via social, come volete voi, che ricette volete vedere, perché noi siamo qui apposta per accontentarvi, ma soprattutto quando replicate, se doveste provare a replicare le nostre ricette, fatecelo sapere sui social. Quindi mi raccomando, mandateci le foto delle vostre creazioni, mandateci qualche suggerimento, taggateci sui vostri post, eccetera, che poi noi vi ricondividiamo. Allora, io direi che non si dovrebbe essere attaccato, vediamo. No, mi sembra questo già staccato, altrimenti con un coltellino andate bene bene vicino al bordo. Questo dovrebbe essere, guardate che meraviglia, wow! Molto molto caldo. Quindi mi raccomando, andateci sotto delicatamente e lo andiamo a mettere su una griglietta. Ok, quindi questo, vi aiutate un pochettino. Questo è quello del caffè, che ha un profumo davvero delizioso, stavo dicendo, delizioso. Andiamo a prendere il secondo, il caffè, che dovrebbe essere questo, se non mi sbaglio. Guarda che meraviglia. Ok, quindi mi raccomando, fategli fare questo raffreddamento su una griglietta come questa, in modo che passi l'aria velocemente. Lo potete raffreddare sul tavolo, però sapete che a livello professionale, dai, non serve neanche che ve lo dica, abbattitore. Ok? Andiamo a sfornare il resto. Questo si è un filino attaccato. Meraviglia delle meraviglie. Bene, e due. E gli ultimi due. Meravigliosi. Ok. Ci vediamo tra poco. Tempo, no? Di raffreddare i nostri banana bread. Qui faccio un po' di pulizia veloce, perché poi procediamo al taglio, all'impiattamento e poi vi saluto. Ciao. Bene, allora sicuramente non sarà ancora freddo freddo freddo, ma possiamo già procedere alle operazioni di taglio e poi di impiattamento. Quindi qui abbiamo delle nocciole, che ovviamente se serviamo, io servirò quello con le nocciole, e beh, in realtà anche se servite quello con le mandorle può andare bene lo stesso, una nocciola tostata, spaccata. Poi abbiamo lamponi, more, mirtillo, ribes, due foglie di menta, mezza fragoletta se vogliamo mettergliela. E mi sono preparato qui del burro sciolto, ok, che ci aiuta un po' nella tostatura, pennellino, un po' di panna montata, insomma vediamo di fare qualcosa. Allora,
Andiamo a prenderci questo qui col cioccolato bianco. Ok. Allora, innanzitutto, questo è come si presenta, guardate che meraviglia, meraviglia delle meraviglie, come si presenta al centro, vedete? È ancora un po' fumante perché è ancora un po' caldino, ma si presenta bello fisso, ok? Cioè, bello fisso, morbido, ricco di umidità, attenzione, ma no, che non vuol dire crudo. Andiamo con una fetta, e qui ovviamente, diciamo così, è consigliata la classica fetta spessa, ok? Quindi vado a prendermi due fettone belle spesse. Queste ve le lascio qua a favore di camera. Due fettone belle spesse. Andiamo con un filino di burro sull'una e sull'altra parte. Poi chiedo alla regia se mi allungano anche dello zucchero a velo, per cortesia, che mi sono dimenticato di prepararmelo. Ok, allora ci prendiamo le due fettine, andiamo in forno, lanciamo un programma per la tostatura. La Fakiro Grill è già dentro, mi sono preparato un programmino per la tostatura veloce, quindi faremo programmi, i miei programmi toast bread. Diamo start, il forno sarà sicuramente già caldo, quello qui, apro, andiamo con uno e due, chiudo il forno, il programma parte e fra pochissimi secondi mi ricorderà di andarlo a girare per avere tostato da una parte e anche dall'altra, ok? Nel frattempo, allora, piatto tondo, sapete che sono amante, no, delle misure, delle forme tonde, ci prepariamo qui il tagliere un po' asciugato dal burro, da eventuali briciole, perché poi andremo sicuramente a recuperare. Mi pulisco anche questo piatto qui, poi andremo a sfornare le due fettine qua. Nel frattempo, allora, sul piatto ci mettiamo un po' di panna. Vedete alle mie spalle il forno mi sta dicendo: ehi, vieni a girare il banana bread, quindi flip the bread. Andiamo, giriamo il banana bread, meraviglioso, guardate che bella tostatura sta prendendo. Allora, programma finito, ci prendiamo il nostro piatto, andiamo a recuperare il nostro banana bread bello tostato, ve lo faccio anche vedere subito, eccolo qua, vedete, bello tostatino dentro, mi è stato bello morbido, bello umido. Qui cosa ci mettiamo per andare a finire? Vediamo se ho un coltellino. Che molti la lasciano, a me personalmente non piace tanto lasciare l'erbetta della fragola, quindi preferisco sempre asportarla. Mettiamo magari un paio di fragoline messe bene.
mettiamo un po' di mirtilli qua e là. Ci mettiamo magari un altro paio di lamponi. Questo era un po' ammaccato che non mi piace. Ok, andiamo a finire con ancora dei frutti rossi. Qua se aveste del maple syrup, no? Tipo quello che mettiamo sopra il pancake, potete pure metterlo. Potete farvi voi uno sciroppo, liberissimi di farlo. Arricchiamo con delle nocciole. Non so, sciroppo d'acero, piuttosto che, non so, fate una melassa, fate un... quello che volete. Però qui starebbe molto bene. Ripeto, il mio preferito è quello con le noci pecan, che è veramente devastante. Signori, il vostro banana bread, posso dire d'autore, servito caldo, tostato, con i suoi frutti rossi e le sue fragole, spuntone di panna, è un piatto che si presenta molto bene, viziate i vostri clienti, servitelo anche se avete un bar semplice, perché le colazioni d'autore non sono solo per i grandissimi business, ma anche voi nel vostro piccolo, nei piccoli bar di provincia, nei vostri coffee shop, nel vostro agriturismo, nel vostro bed and breakfast, potete stupire i vostri clienti. Signori, buon appetito!